Benvenuti a tutti in questo webinar di supporto, mini webinar che si occuperà di dare una mano, aiutare, ispirare, sostenere i cittadini di Gotham che stanno scrivendo a più non posso dei racconti incredibili di tutti i tipi, con tutti gli stili. Allora, un problema, un attimo. Mi sa che l'autista è fonte di rumori, meglio chiudere l'audio. Sì, hai ragione, scusa. L'autista, qual è l'autista? Ah, c'è uno in auto, fantastico. Siamo così importanti che ci ascoltano anche negli spostamenti intercontinentali. Qui stazione di controllo a Galaxy A30S. Galaxy, sei a 20 minuti dalla zona di atterraggio, 3.000 piedi di altezza. Pronto Galaxy, rispondi? No, se risponde si schianta. Ok. Scusate, sono in macchina, sto tornando verso casa. No, senti, no, 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 non esiste. Ma non volevo perdermi No, il webinar. Galaxy, hai sbagliato tutto, non esiste, non esiste. Non puoi abbassare il livello, sono in auto e sto tornando a casa. I racconti vanno sostenuti, ci va qualcosa di epico, di eroico. Sei alla guida di un Boeing, sei alla guida di un Boeing mentre il figlio di Katrina, che sarebbe un uragano, ti rincorre alle spalle. Cioè, tu devi sostenere la storia. Non stai tornando a casa, stai salvando la tua città. Intere famiglie che hanno. Tu sei Tom Cruise, diciamo senza capelli, ma sei Tom Cruise. Bene, allora da dove partiamo? Avete, dai, domande, proposte? Avete visto che è stato messo anche un altro esempio sul divieto, quello di Angelo Tornabuoni. Non so se l'avete notato. No? È stato inserito nel capitolo 2, trovate delle slide che vi mostrano come è stato modificato completamente un pitch sul divieto che è stato scritto da un corsista, non voi, ma di un altro corso che tengo su questi argomenti. Però questo esercizio è un esercizio molto importante. E che chiarisce tante cose, quindi è molto efficace e quindi lo ripropongo di solito. Io vario sempre gli esercizi, le cose da fare, eccetera, però in questo caso lo ripeto perché è di grande utilità. E allora trovate un esempio che mostra in cinque passaggi come si passa da un pitch, cioè da una sorta di sinossi molto essenziale a un racconto sviluppandolo poi attraverso, se volete possiamo commentare questo anche, se non avete dei testi così da proporre. Oppure se volete che analizziamo le cose. Allora, perché c'è Wine col quale io non sono in contatto, lui agisce in modo autonomo e ha commentato dei testi, però li possiamo riprendere e cercare di capire che cosa dice lui, non lo so. Ma io sarei curiosa, ciao, sono Giorgia, chiedo scusa del video, diciamo, silente, perché ho una linea un po' ballerina, e mi faceva piacere immolarmi, visto che Wayne non è in contatto con te e non mi ha così considerato. Io ho scritto martedì mattina nel forum di Central Park e Perfetto. volevo avere
dei ragguagli. Allora, facciamo così, io condivido lo schermo e tu sei Giorgia, giusto? Sei Giorgia? Sì, sì. Giorgia Oddone. Giorgia, perfetto, Giorgia. Allora, Giorgia, io condivido lo schermo e siamo a Gotham, quindi guidami, dove devo andare? Devi andare in Central Park, esatto. Sì, Central Park. Poi immagino... Ok, nel forum delle... E la prima sfida. Sì. Un attimo che devo... Dov'è qua? Ho sganciato Bluetooth. Invece mi serve perché uso. Allora, adesso vado sotto, giusto? Dove vado? Stiamo parlando del divieto? Sì, del divieto, quindi la prima sfida, diciamo, a piedi nudi nel parco, ed è uno dei primi, nel senso che dopo l'incontro di lunedì, martedì mattina ho avuto un'ispirazione divietica. Va bene, quindi cerchiamo il racconto di... Credo sia sotto, perché poi sono seguiti tanti divieti e sì, quindi credo tu debba scrollare verso il basso. Sì, Giorgio Oddone, è questo? Esatto, aspetta, che... Sì. Allora, vediamoli insieme, così. Allora, mezzogiorno di fuoco avrebbe chiusato il mio amico appassionato di film western ed effettivamente non avrebbe avuto torto. Scusa, intanto un'osservazione. Cambiate sempre il titolo qui quando scrivete un messaggio. Ah, ok. Sempre, perché se tu inserisci il titolo poi noi lo individuiamo facilmente, noi, voi, chiunque. Quindi sempre cambiare il titolo dei messaggi. Ok. Tra l'altro, visto che siete qua, diffondete questa informazione, quindi cambiare titolo, cambiare titolo, cambiare titolo. Allora, mezzogiorno di fuoco avrebbe chiosato il mio amico appassionato di film western ed effettivamente non avrebbe avuto torto. In un martedì di un tardo luglio, temperatura 34 gradi, dopo aver visitato una mostra al PAC insieme alle mie colleghe ed essere piuttosto provate, sveglia l'alba alta velocità a Torino, dove non è riuscita a chiudere occhio causa chiacchiericci vari, aria condizionata sparata, passeggiata corroborante dalla stazione fino al museo, avevo proposto una pausa rigenerante nel bellissimo parco adiacente. Allora, senti, cominciamo subito. Non vado neanche a leggere il resto, perché noi abbiamo subito degli spunti qua. Ah, ecco, così, partiamo da qua, voglio fare così, zac. Ah, ecco, lo posso fare da qua così, benissimo, perfetto. Giorgia, questo. No, Clarissa. Allora, Giorgio, dove sei finita? Quasi. Eccolo qua, questo. No. No, Patrizia Leggio. Ah! Eccolo qua, l'ingresso riservato è questo qua. Allora, perché io se faccio così, faccio modifica, però non mi arriva il tuo. Peccato, perché volevo proprio scrivere sopra. Allora usiamo un'altra... Ah, strategia. Bello, ma... No, volevo, ho usato l'iPad apposta, perché? Cosa voglio fare? Niente, facciamo così.
Facciamo una foto dello schermo, lo stesso. Ma guarda che mi sono preparato tutto per bene, in modo da poter fare questa cosa. Così. Zac. Eccolo qua. Adesso posso scrivere. Allora, Mezzogiorno di Fuoco avrebbe chiusato il mio amico appassionato di film western. Guarda, allora, prima di tutto precisiamo una cosa. Le operazioni che io faccio adesso sono delle operazioni che rispondono a dei criteri di costruzione narrativa, ma possono essere anche diversi i criteri di costruzione narrativa, perché esistono diversi stili, diverse modalità, eccetera. Quindi non prendete per oro colato, prendete per oro colato che cosa? L'impianto strutturale, quello sì, poi diciamo lo stile, il modo, eccetera, questo poi fa parte di ciascuno di voi, no? Che deve trovare una propria strada. Allora, guardate io cosa farei. Mezzogiorno di fuoco, io toglierei questo e anche questo. Mezzogiorno di fuoco, punto. No? Perché? Perché noi buttiamo il lettore, che è questo qua, no? Buttiamo il lettore direttamente dentro un'affermazione che è conosciuta da tutti. Quindi non c'è bisogno di scrivere avrebbe chiosato il mio amico appassionato. Perché? Perché se noi scriviamo avrebbe chiosato il mio amico appassionato, se noi scriviamo questo, noi inseriamo una distrazione. Mm-hmm. Cioè, stiamo parlando di una cosa che è Mezzogiorno di Fuoco e che è, come dire, uno slogan, uno stilema, è un'isotopia, è qualche cosa che è conosciuto da tutti. Certo. E quindi colpisce immediatamente l'immaginazione. Se noi scriviamo un'altra cosa, che oltretutto dura come lunghezza 4 volte Mezzogiorno di Fuoco, noi che cosa facciamo? Facciamo 2 operazioni, cioè diamo meno importanza alla prima affermazione, e che è questa, ed è come se noi dicessimo al lettore: guarda, io sono in grado di colpire la tua immaginazione, però non lo faccio. E siccome il messaggio che il lettore riceve è questo, lui non legge più. Non so se è chiaro quello che sto dicendo. Cioè, che cosa sto dicendo? Sto dicendo che quando noi scriviamo qualche cosa di importante, dobbiamo valorizzare l'importanza di ciò che facciamo, in tutta la sua ampiezza, in tutta la sua portata. Quindi ecco perché io toglierei il resto. Poi passiamo a questa parte e vediamo. In un martedì di tardo luglio, temperatura 34 gradi, dopo aver visitato una mostra parco, segnali di essere piuttosto provate, sveglia all'alba, alta velocità a Torino, dove non è riuscita a chiudere. Dunque, allora, qui noi abbiamo una azione. Guarda che io faccio con voi quello che faccio quando mi danno le sceneggiature da correggere, le cose del genere, eccetera. No? La stessa identica cosa. Poi si ragiona, si discute, eccetera. Allora, che cosa c'è qui? Qui c'è un'azione. Qual è l'azione? L'azione messa tra parentesi. Quindi che cosa significa? Significa, guarda, che io ti sto raccontando un'azione, ma l'azione non è importante. E il lettore cosa fa? Smette di leggere. Smette di leggere perché una storia è azione. Qualsiasi storia è preparazione all'azione. E poi deve esserci un'azione. Se non c'è un'azione, quindi se non c'è un movimento, non c'è una storia. Perché un personaggio non può entrare in una storia e uscirne esattamente come è entrato. Non esiste, perché nell'immobilità non c'è niente. Allora, qui non c'è immobilità, chiaramente, perché tu hai intuito giustamente che sveglia all'alba, alta velocità, non ero riuscita a chiudere occhio, aria condizionata sparata, eccetera, sono tutti elementi importanti che fondano l'azione. Tu l'hai capito. Ma siccome non ne sei completamente sicura, l'hai messo tra parentesi.
E siccome non ne sei neanche completamente sicura del fatto che non ne sei sicura, non ne hai parlato, cioè non l'hai trasformato in una vera azione. E che cos'è una vera azione qui? Beh, qui la vera azione è far interagire dei personaggi con le condizioni. Quindi, mezzogiorno di fuoco, 34 gradi, martedì, tardo luglio, aria condizionata a palla, treno alta velocità, boom, 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 boom. Non riesco a chiudere occhio. Musica, bambini che urlano e schiamazzano, non lo so, quello che vuoi. Scendo dal treno e tracce, tutto quello, museo, cioè tutto questo scritto in quel modo lì, cioè nello stile mezzogiorno di fuoco, perché quello è il tuo stile. Tu hai iniziato così, mezzogiorno di fuoco, quello è il tuo stile, mezzogiorno, pum, anzi, l'ho letto male, non è mezzogiorno di fuoco, è mezzogiorno di fuoco. Quindi qui ci va un punto. Tu, il tuo stile è questo, è mezzogiorno. Scusa, non è così, è mezzogiorno. No, scusa, era giusto prima. Mezzogiorno. Mi viene da ridere. Comunque, mezzogiorno di fuoco. Questo è il tuo stile. Frasi brevi, sincopate. Continua. Mezzogiorno di fuoco, 34 gradi. Martedì, tardo luglio, punto, a capo. Ma cazzo, io leggo. Capito? Chiaro. È chiaro il meccanismo? Sì, perfettamente. Perfetto. Adesso sì. Sì. Poi è inutile andare avanti, perché tanto non mi interessa vedere come continua la storia, perché quello che ci interessa qui è come si costruisce l'impianto. Perfetto. Capito? Chiaro, grazie. Guarda, la cosa più difficile che c'è da fare nella... Perché, diciamo, non tutti riescono a scrivere, a... persino i grandi, cioè, o tali considerati grandi, no? Ma poi c'è tutto un business dietro, per cui vai a capire chi è effettivamente un grande scrittore, eccetera. Perché è così difficile utilizzare la cosa che tutti sappiamo fare, fin da piccoli, che è scrivere? Perché è un problema di riconoscimento di se stessi. Cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire che deve esserci un collegamento tra quello che tu esprimi e quello che senti realmente. Ora, questa è la cosa più difficile. Perché? Ma intanto perché qualsiasi soggetto in questa società è giudicato dagli altri e quindi già questo fatto ci inibisce. Quindi l'inibizione, anzi io definirei l'autoinibizione, l'inibizione o l'autoinibizione è il principale nemico. Il nemico si trova dentro di noi. E quindi, e qui viene fuori benissimo, perché questo è il tuo stile. Ed è chiaro, perché sono le prime parole che ti sono venute in mente. Tu scrivi così, perlomeno questo racconto. Ma dopodiché, uno inconsciamente inizia a pensare, non diciamo consciamente, no, ma inconsciamente inizia ad avere dei dubbi, ad articolare le cose, gli vengono in mente altre cose che sono state scritte, eccetera, eccetera, e perde il contatto con il suo stile. Questo rende è quello che Hemingway diceva quando diceva che la scrittura deve essere onesta. Che cosa vuol dire? No, non che uno debba raccontare cose oneste o debba raccontare la verità. Intendeva onesto con chi? Con se stessi. E questo può determinare il fatto che ti pigli a cazzotti in un caffè, come faceva lui. Perché essendo onesto con se stesso, lui scriveva delle cose che gli altri magari non piacevano. Poi si incontravano al caffè a Parigi e volavano cazzotti. E beh, però questo, diciamo, è lo scotto che paga diciamo, l'onestà con se stessi. Va bene, salviamo questa cosa, magari poi te la mando. Grazie. Va bene, altro giro, altro proposta? Di lavoro? Sì, io in realtà, se può. Sì, come no? Posso, Alberto? Sì, ero anch'io a Central Park. Central Park. Esatto. Quindi sempre Forum delle Sfide. Sì. Central Park. E dove vado? Nella stessa, quindi a piedi nudi nel parco. A piedi nudi nel parco, e voilà.
E quindi tu sei, che non vedo. Alice Marin. Alice Marin. Facciamo così. No, facciamo così, per oggetto. Così dovrebbe venire fuori il nome subito, vediamo. Antonietta, Antonietta, Alice Marin. Sì. Eccola qua, Alice Marin. Brava, tu hai scritto il titolo. Brava, brava, Alice. Allora, un gruppo di bimbi che si divertono a guardare le oche nel laghetto. Vediamo se funziona con te questa cosa. Sì, funziona. Allora, un gruppo di bimbi che si divertono a guardare le oche nel laghetto. Il rumore delle biciclette che sfrecciano da ogni parte. Il sole che splende in alto riempie di calore un cielo di per sé azzurro. La primavera è proprio arrivata, pensò Livio, e subito arrivò l'idea. Boom Train. Ok Nick, scusa l'audio, ma non grigliate al parco sabato? Dai, scrivo io sul gruppo, venerdì si va a fare la spesa. La griglia la porto io, portiamo i teli, la palla e le carte, magari così mi dai anche la rivincita, che l'ultima volta secondo me è imbrogliato. Vabbè dai, dimmi di sì, che se convinco te faccio bingo. Nicolò sta scrivendo, dong. E fu così che Livio, aspettando la risposta, non si accorse del cartello davanti a lui. Si trovò con un bel livido. Forse è meglio un picnic, prontamente pensò. Quindi, dando la risposta. Allora, senti, secondo me la struttura funziona. Funziona, vediamo qualche elemento. Allora, funziona la struttura, cosa vuol dire? Vuol dire che funziona questo, ok? È giusto? È giusto, però cerchiamo di renderlo ancora più appetibile. Per esempio, sempre tenendo conto di quello che ho detto prima all'inizio, cioè che sono ovviamente considerazioni che fanno parte di un certo filone, no? Che poi voi potete naturalmente aggiustare e... Allora, un gruppo di bambini si diverte a guardare le oche nel laghetto. Rumore delle biciclette sfrecciano da ogni parte. Il sole che spende alto e riempie di calore un cielo di per sé azzurro. La primavera è proprio arrivata. Va bene, sai, questo funziona. Si può aggiustare un po' cambiando magari un po' di aggettivi, diciamo condensandolo, d'accordo, rendendolo un po' meno, un po' più corto. Cosa, okay. Però è buono perché noi abbiamo delle sensazioni che trasmetti qua all'inizio. Abbiamo delle sensazioni che trasmetti qui, proprio all'inizio, e poi c'è la soluzione, che è questa. Che è questa qua. La primavera è proprio arrivata, pensò Livio, e subito arrivò l'idea. Benissimo. Perché l'idea è agganciata alla primavera. Va molto bene. E poi perché c'è subito un dialogo. Non è un dialogo, ma chiamiamolo così. Chiamiamolo un dialogo, va bene? Ok. Poi, pum, trin, perfetto, questa è una onomatopea. Le onomatopee vanno molto bene, ma non si possono inserire in qualsiasi tipo di racconto. Qui stanno bene. Stanno bene perché passi dall'onomatopea al dialogo, che però, questo è il problema, non è un dialogo. Cioè, qui dice tutto... dice tutto lei, chi è? O lui, chi è che parla qua? Sarebbe Livio. Sarebbe? Livio. Ah, Livio, eccolo qua, sarebbe Livio. Sarebbe Livio, ok. Allora, non va bene perché... Dunque, Livio ha l'idea. Livio parla... Perché è come se mandasse l'audio. Ho cercato Livio... di trascrivere, esatto. E Livio sbatte contro il cartello, cioè fa tutto Livio. Sì. E non va bene, perché anche un supereroe
anche Superman, anche Batman devono avere dei contraltari, non possono fare tutto loro. Perché se fanno tutto loro non c'è storia. Allora, il dialogo, qui va fatto, va composto un dialogo tra A e B, cioè tra Livio e qualcun altro. E se tu crei un personaggio B, va bene, che mette in allerta per qualche motivo Livio, e magari Livio è pure accondiscendente, dice ah sì, hai ragione, no? Si studia qualche cosa, per cui si genera un piccolo conflitto tra A e B, perché A gli dice ma guarda che non so, non possiamo, c'è questo, questa, e si risolve questo conflitto, poi ecco che si cade, diciamo, nel colpo di scena. Perché tutto quello che hanno discusso qui è da cassare, nel senso che non ha risolto niente. Sembrava di aver risolto qualcosa, ma non l'ha risolta. Per esempio. Però questo sta a te a valutare. Sicuramente il punto centrale è il dialogo. Questo dialogo qua. Questo dialogo non può essere solo Livio che parla. Deve esserci qualcuno e qualcuno che non gli dice di sì, perché sennò è sempre Livio. Deve esserci qualcuno che si oppone a Livio, in qualche modo. Però questo qualcuno è il cartello che ribadisce il divieto. Sì, ma se no, ho capito, ma non è il cartello è un cartello, non è un soggetto umano che interagisce con un altro soggetto umano, cioè non c'è un conflitto. In realtà io l'avevo intesa come Nicolò, cioè Nicolò, praticamente io mi sono immaginata questo ragazzo che stava aspettando la risposta e guardava il telefono. Sì. E quindi guardando il telefono ha picchiato la testa sul cartello, diciamo. Certo. Però puoi fargli picchiare la testa sul cartello, sempre facendolo messaggiare al telefono, ma creando una suspense qua. Perché non, ma se non... tipo, cioè io sto, posso... Sì, come no, certo. Se ad esempio Livio, che ne so, sviene, cioè sì, lui sta parlando al telefono, io ipotizzo su questo, sì. Cade e quindi la frase dopo non c'è, sviene e una persona lo interviene dicendo cos'è successo e quindi lo si... C'è un personaggio successivo alla cartellata in faccia. Tu, Anna, suggerisci di continuare, quindi, qui. Sì, di continuare mettendo magari un'altra persona che lo soccorre, che gli dice ma cos'è successo? Che... Però se noi continuiamo si perde l'effetto che voleva dare, come si chiama, come ti, Giorgia? No, sì. Ah, io Alice. Ah, Alice. Si perde Alice, l'effetto Alice. Che voleva sì, dare sì. Alice. Perché questo, diciamo, è il colpo di scena. Anzi, chiamiamolo come va chiamato. Questo è il KO. Il KO nei confronti del lettore. Allora, il KO lo dobbiamo preservare, perché è la cosa giusta. Cioè, è giusto il fatto che tu cammini, digitando, parlando, eccetera, e poi vai a sbattere contro il cartello, e il cartello che cosa ti dice? Ti dice in sostanza che tutto quello di cui tu hai ragionato qua non puoi fare niente. Ma sarebbe ancora più forte questa affermazione, quindi questo punto, se il conflitto iniziasse qui, con il personaggio B che dice che non si può fare questo barbecue, ma non per il motivo del cartello, per un altro motivo, che viene risolto e poi Tamp sbatti contro il palo. Cioè, non so se rendo l'idea, questo KO diventa più importante, perché tu crei una falsa soluzione. E quindi il lettore dice, e trae un sospiro di sollievo, fanno il barbecue, e invece no, paf. Se no è troppo lineare tutto. Cioè Livio fa tutto.
ed è lui stesso che sbatte contro il cartello, cioè fa proprio tutto, fa. Gli viene l'idea, parla, la fa, la organizza e sbatte contro il cartello. Mancano le interazioni. Alice, giusto? Sì, sì, ho capito, capito. Grazie mille. No, no, grazie mille, però mi devi dire il tuo punto di vista. Che grazie mille, oh, Alice. No, no, ho capito, perché sì, cioè condivido anch'io, nel senso che effettivamente magari facendo anche per esempio rispondere Nicolò, magari c'è un'interazione aggiuntiva che dà più risalto poi a quello che hai chiamato KO, giusto? La parte finale. Sì, allora ricordati sempre questo, il conflitto. Vi ho detto prima che non c'è storia senza movimento, ma non c'è storia senza conflitto. Perché non c'è storia senza conflitto? Perché non c'è storia senza cambiamento. Quindi, ripetiamo, abbiamo movimento. Il movimento determina un cambiamento, cioè deve portare un cambiamento, ma il cambiamento non può essere formale, deve essere determinato da un conflitto. Quindi qui in mezzo ci sta sempre un conflitto, qualsiasi storia. Voi leggete qualsiasi storia, guardate qualsiasi film, eccetera, voi trovate che tra il movimento e il cambiamento c'è sempre un conflitto. Poi i conflitti possono essere di vario tipo, quello che si vuole, eccetera, eccetera. Perché? Perché se non c'è un conflitto non c'è un cambiamento. Cioè voglio dire, io mi sposto da A a B. Va bene, c'è un cambiamento. Ma qual è questo cambiamento? È un cambiamento geografico oppure un cambiamento temporale, perché sono passate 2 ore. Ma un cambiamento geografico o un cambiamento temporale, se non hanno un'influenza sul soggetto, se non influiscono sul soggetto, non determinano un cambiamento. Perché? Per quale motivo? Ma perché noi, quindi i lettori, gli spettatori, eccetera, percepiscono come cambiamento solo tutto ciò che ha a che fare con l'essere umano e non con ciò che lo circonda. Se io sono fisso in una posizione, passo, non so, dall'alba al tramonto, non è rilevante se il soggetto non cambia. Cioè non è rilevante se non esiste un'influenza dell'ambiente sul soggetto. Perché? Perché ogni essere umano si identifica solo ed esclusivamente con un altro essere umano. A meno che non si antropomorfizzi l'oggetto con il quale vogliamo che si identifichi. Per esempio, Bambi assume un comportamento umano o plausibilmente umano, Cara assume un comportamento umano o plausibilmente umano, la montagna parla, assume un comportamento umano o plausibilmente umano, e allora ecco che il soggetto può. Ma deve esserci una caratteristica chiaramente umana. Altrimenti il semplice passaggio di tempo o passaggio geografico non determina di per sé un cambiamento. È necessario, chiaramente, perché senza un passaggio non c'è un cambiamento, ma se non c'è un conflitto, c'è qualcosa che incide, per esempio, il fatto che noi siamo all'alba e poi siamo al tramonto e determina sensazioni diverse, S1 ed S2, significa che queste sensazioni sono in conflitto. Cioè, per conflitto non dovete pensare a prendersi a botte o a litigare. Non è questo. Il conflitto sono le tendenze opposte. Ma queste tendenze opposte devono essere visibili. Quindi, se tu inserisci nella tua storia un conflitto, e secondo me il punto migliore per inserirlo è questo, qua, tu crei che cosa? La suspense. Perché un conflitto crea automaticamente la suspense? Perché il conflitto va sciolto, perché nessun essere umano può vivere permanentemente nel conflitto. Le persone cercano pace, non conflitti. Quindi il conflitto è accettabile solo nella misura in cui porta a una soluzione, a una situazione di pace. E infatti questo conflitto magari porta a una soluzione di pace.
ma poi ne riapro un'altra, riapro un altro conflitto che si chiude con un'altra situazione di pace, nel senso che il barbecue proprio te lo scordi, quindi non lo puoi fare. È interessante vedere come puoi lavorare qui sopra. Va bene. Facciamo la foto dello... Salva su. Io faccio salva. Hai ancora tempo per analizzarla un altro o siamo... Sì, sì. No, va bene, va bene. Perché allora mi immolo io stavolta. Certo, guarda, io posso andare avanti. Ho messo un orario così, ma non ho problemi. Dunque, scusa un attimo che non trovo la scrivania qua. E quello di prima dove si è salvato? Boh, capire. Scrivania, dov'è? La scrivania, eccolo qua. Allora, dimmi, dove andiamo? Io sono nell'orto botanico, però non ho cambiato il titolo, quindi è solo sfida 1. T'ha già beccato. Eh sì. Allora, orto botanico, forum delle sfide, capitolo 2. E siamo sempre a piedi nudi nel parco? O... Sì, sempre a piedi nudi nel parco. A piedi nudi nel parco. Che è il titolo che ho tenuto. Sì, e tu sei? Flavia Caironi. Flavia Caironi, voilà. Allora, Anna stava riguardando... Aspetta, vediamo se funziona sta cosa. Mi piace tanto usare l'iPad e scrivere sopra. No, Flavia Caironi. Ah, sì, guarda, sei tu. Perfetto. Allora... Anna stava riguardando l'album ingiallito con le foto di quando era bambina. I ricordi di quell'evento speciale le riaffioravano nella mente e riusciva a risentire le grida e le risa degli amici, a percepire la gioia di quella giornata all'aria aperta. Riviveva la ricerca e la soddisfazione nella scoperta dei luoghi più nascosti, dove scovarli e raccoglierli armati di zappini. E soprattutto il profumo inebriante di quei fiori, il cui nome non a caso deriva dal greco narcao, stordisco, che pervadeva l'aria. Era la festa più attesa, un modo semplice di divertirsi, facevano a gara chi ne raccoglieva i mazzi più imponenti. Una dolce nostalgia l'invase, mista al desiderio di far provare quelle intense emozioni anche alle sue figlie. Allora, nostalgia. Questo racconto parte tutto troppo grande. Allora, questo racconto parte, allora parte da nostalgia. La nostalgia è il sentimento guida. Perfetto, questo ci dà l'occasione di capire come si raccontano i sentimenti. Allora, ragioniamo, perché qui stiamo andando a ruota libera. Allora, una dolce nostalgia, dolce, intanto è dolce, quindi l'abbiamo connotata. Questo lo scrivo per questo motivo che adesso sarà chiaro. Dunque, quando tu scrivi una dolce nostalgia, che cosa fai? Che cosa stai facendo? Tu stai estromettendo il lettore dalla percezione del sentimento. Perché lo stai estromettendo? Lo stai estromettendo perché tu gli dici che cosa deve provare. Lui adesso dovrebbe provare una dolce nostalgia. O se non la prova direttamente, perché magari non si identifica ancora con il racconto, però dovrebbe ricevere questa sensazione. Glielo dici, sei tu che glielo dici. Allora, se sei tu che glielo dici... diventa un problema. Perché? Se tu dici, attenzione perché la questione è molto delicata, è un equilibrio molto sottile,
che deriva proprio dalla sensibilità anche con la quale si scrive, si organizzano gli equilibri all'interno del racconto. Però se tu dici al lettore che cosa lui deve provare, tu passi da un piano narrativo a un piano pedagogico. Cioè gli vuoi insegnare qualcosa. Ora, nessun racconto deve insegnare niente, a meno che l'insegnamento non sia all'interno del racconto stesso. Cioè tu fai un racconto su un insegnante che insegna biologia, e impari delle cose di biologia. Ma il racconto in sé non deve insegnare qualche cosa. Perché il lettore perde il suo status di lettore, cioè di soggetto che interpreta, perde lo stato di lettore e quindi di soggetto che interpreta, e attenzione, interpretare vuol dire che il lettore è dentro il racconto, che agisce col racconto stesso, che quasi quasi scrive il racconto, lo sente suo, e passa da una posizione di spettatore. Di più, di spettatore che deve imparare qualcosa. In questo caso deve imparare. In questo caso deve imparare che a questo punto lui deve sentire una dolce nostalgia. La questione è pericolosissima. Perché? Cerco di spiegartelo così. Perché se in tutto questo che precede, in tutto questo che precede, lui non ha provato nostalgia, se in tutto questo che precede lui non ha provato nostalgia, quando arriva qui lui è spiazzato. E dice, se non l'ha provato prima, tu non glielo puoi spiegare. Allora, prima regola, tu puoi esplicitare un sentimento solo nel momento in cui tutto quello che precede risulta come la preparazione a questo sentimento, per cui il tuo non è altro che uno svelamento naturale. Cioè tu mi dici che è una dolce nostalgia che l'invase, ed è proprio così, perché io per tutto quello che ho letto fino qui adesso provo nostalgia. Tu me lo dici, ma non è altro che un riconoscimento di quello che io provo. Ma questa cosa è difficilissima, è molto complicata. Perché? Noi ci interroghiamo. Qual è l'equilibrio che determina il punto in cui noi presupponiamo che il lettore possa finalmente provare lo stesso sentimento che io gli sto descrivendo da 5-6 righe. Capite? È uno dei motivi per cui è complicato scrivere. È proprio questo. Perché non c'è una regola col bilancino. Dopo 3 righe, 4 aggettivi, 6 verbi, tu sai. No, non esiste. Non esiste. È un mood che devi creare. È un'atmosfera che devi creare. La cosa più semplice da fare è: se tu provi nostalgia, cerca di essere, appunto, come dicevamo, onesti, in modo tale che qui dentro ci sia questa nostalgia e ci sia senza nominarla. Quindi, Anna stava riguardando l'album ingiallito con le foto di quando era bambina. Allora, l'album ingiallito è qualcosa che può richiamare la nostalgia e anche l'essere bambina. Però tu parli di Anna stava riguardando. Proviamo a mettere l'album ingiallito e la bambina al primo posto per colpire subito il lettore. Proviamo a dire che da quell'album ingiallito si vedeva una bambina. Una bambina che faceva qualche cosa. Quindi togliamo un diaframma, togliamo un elemento di distacco. Non ci interessa sapere se era Anna o Giovanna o Maria che guardava l'album, perché in realtà chi guarda l'album è il lettore.
Allora, mettiamoci dal punto di vista del lettore che sfoglia un album in cui lui era bambino e guarda qualche cosa che ha perso. Fai l'esercizio che fanno gli attori quando devono imparare a simulare dei sentimenti sulla scena. Cioè, li simulano bene perché li provano realmente e pensano e si concentrano su cose che stimolano sentimenti di nostalgia. Cioè, concentrati su questo. Allora, l'album è ingiallito, è un elemento. Poi, un evento speciale, le grida, le risa degli amici, la gioia di quella giornata, la gioia è un elemento di conflitto con l'album ingiallito, c'è un ricordo che se n'è andato e quindi tu non puoi più provare la stessa gioia, sei nostalgico perché quello era un momento di gioia e tu quella gioia lì non l'hai più provata. Perché non l'hai più provata? Proviamo a immaginare, inventare qualche cosa per cui non l'hai più provata quella gioia, ma senza descriverlo, raccontarlo. Ho avuto un incidente, sono rimasto senza un braccio, che ne so. No, cerchiamo di bisogna pensarci, non è semplice. Quindi, rivive la ricerca, la sezione della scoperta dei luoghi più nascosti dove scovarli, raccogliere armati di zappini. Perché non lo può più fare? Perché non può più andare alla ricerca di un luogo nascosto con il suo zappino? Questo è bello, questo è molto buono, perché è l'elemento concreto che si è perso. Che cosa ha perso? Ha perso lo zappino. Non può più usare lo zappino. Oppure non può più tornare in... Ma lo zappino... Allora, qui c'è anche un'altra questione. L'oggetto concreto determina proprio la contestualizzazione. È meglio parlare di uno zappino perso che di un paesaggio che non vedi più, perché il paesaggio è troppo generico, troppo universale, lo zappino è lo zappino, tu hai perso una cosa che ti appartiene, che era della tua infanzia e che è l'oggetto attraverso il quale tu ti aprivi la strada verso il paesaggio. Ora, il problema che si pone è esattamente questo, l'abbiamo scovato. Il problema è perché non hai più il tuo zappino. Che cosa ti ha impedito di non essere più bambino? Che cosa ha relegato tutto questo nel ricordo della tua infanzia? E qui le soluzioni sono le più ampie. Da catastrofi naturali che hanno distrutto il paesaggio a, che ne so, l'amore che ti ha portato lontano in un'altra città e per oggi sei deluso, non lo so, qualsiasi cosa. Ma qui poi... puoi trovare quello che vuoi, veramente da Tom Cruise che salva il mondo alla piccola formica che porta a casa il granello. Ci sta tutto qui. Ma la chiave di tutta questa parte è lo zappino. Quindi se tu stessi facendo un film o qualcosa del genere, io riunirei la troupe, la sceneggiatura, eccetera, e direi dobbiamo trovare le inquadrature giuste e far entrare lo zappino come elemento centrale di questa storia. Attorno allo zappino c'è la costruzione della nostalgia. Quando hai fatto questa operazione, allora arrivi qui e hai due scelte, la scelta A e la scelta B. La scelta A non dici niente. La scelta B dici. Cioè, la scelta A non nomini il sentimento. La scelta B lo nomini. Tra le due scelte, diciamo, quella più paraculata è non nominarlo. Sì, perché questa è la regola normalmente che diamo in questi casi. Perché? Perché siccome veramente è un equilibrio molto complicato, no? E tu dovresti farlo leggere a qualche decina di persone, vedere come reagiscono, così si fa, no? Di solito. Però non lo puoi fare, naturalmente. Quindi... è difficile. Allora, nel dubbio, in un racconto nel dubbio si toglie. Quando c'è un dubbio si sopprime. Ricordatevi tutti questa regola. Nel momento in cui avete un dubbio su quello che avete scritto, cassatelo. Non state a ragionare. Questa è la regola del paraculo, diciamo così. Quindi
tu potresti anche fare la stessa cosa, lo togli, no? E se lo togli che cosa fai? Lo sostituisci, guarda quello che ti dico perché questo è micidiale. Allora, sostituisci il sentimento con una azione. L'azione deve essere tale da farti capire qual è il sentimento. Ora, però, l'azione non può essere manifesta. Cioè, ti faccio un esempio. Non può essere esplicita. Cioè, non puoi dire che a questo punto lui o lei si mette a piangere. Cioè, l'azione non può mai essere la rappresentazione esplicita del sentimento. Però puoi dire per esempio, che a questo punto si versa un bicchiere di whisky e lo mescola lentamente, che ne so. E a questo punto accende, si alza e mette un disco sul piatto. Anche senza indicare qual è la musica, perché è chiaro che se hai dato la sensazione di nostalgia, lui non ti metterà, cioè Giulio Cinquetti, ti metterà, che ne so io, Leonard Cohen, va bene? Però anche lì, se tu nomini Leonard Cohen, è come dire al lettore, guarda, devi essere triste. No, se tu gli dici, ascolta De André, cioè no, non devi, deve essere una... attraverso i gesti e l'azione, quindi studia come si comportano le persone. Una persona nostalgica non corre, una persona nostalgica non è impulsiva, una persona nostalgica è lenta, una persona nostalgica si sofferma con lo sguardo, una persona nostalgica cambia colore agli occhi, la nostalgia, guarda quali sono i colori della nostalgia. Prendi una cosa tipo questa. Questo ve lo faccio vedere perché ci sono tanti di voi che hanno, lo vedete perché c'è il fondo schermo, eccetera. Vabbè. Comunque è un libro che si intitola Colorpedia, guida ai colori per graphic designer. Colorpedia, guida ai colori per graphic designer. È geniale perché questo qua, Colorpedia, guida ai colori per graphic designer. Questo è un libro che abbina le varie palette di colori, vari colori primari, eccetera, ai sentimenti e alla loro combinazione. Anche se non disegnate, perché è utile questa cosa? È utile perché voi, anche se non disegnate, potete introdurre dei colori nel vostro racconto. Per esempio, diciamo che il protagonista è... mette un disco sul piatto. Di che colore è la copertina del disco? In base alla nostalgia? Perché guardate, se anche un soggetto non ha studiato la colorpedia, va bene, però capisce che determinati colori gli richiamano determinate sensazioni, perché è un codice abbastanza universale, diciamo, abbastanza, ci sono delle sfumature, varianti, eccetera, però è abbastanza universale. Quindi, siccome voi non nominate il nome dell'autore del disco e neanche la canzone, non c'è niente di più odioso che leggere in un libro, in un racconto, che Tizio ascolta la colonna sonora di chi, no? Perché cosa vuol dire? Vuol dire che l'autore sta ascoltando quella colonna sonora lì, o è quella che lui piace, eccetera, e te la ficca lì dentro, e magari non c'entra niente con... No? Sono proprio i classici errori che ti fanno vedere che, cioè che non bisogna
fare queste cose, no? Però puoi agire collateralmente attraverso piccole dosi di vari ingredienti che alla fine ti danno il gusto, e cioè il sentimento che tu vuoi trasmettere. Ma qui tutta la questione dello zappino. E se tu scrivessi un racconto più lungo, che non è il caso, diciamo, perché qui noi dobbiamo essere efficaci e rapidi, no? Però se tu scrivessi un racconto più lungo, potresti addirittura pensare a un prologo. A un prologo in cui questo tizio, non so chi è, questa Anna, ha incontrato in un negozio di ferramenta, io non so neanche cosa sia uno zappino esattamente, in un negozio di ferramenta ha incontrato una sua amica, un suo amico, che davanti a una collezione di zappini. Allora cosa succede? Succede che Anna sta svolgendo una giornata normale, è la giornata di Anna, si è alzata, sta facendo le solite cose, non è affatto nostalgica, anzi è anche contenta. Vede in questo negozio la sua vecchia amica che non vede da un po' di tempo, entra, la saluta, contenta, sta parlando con lei, le chiede che cosa fa, quando il suo sguardo cade sulla collezione di zappini. Continua a parlare con la sua amica, ma non è esattamente lo stesso dialogo. C'è qualcosa che inconsciamente la disturba. Non è esattamente la stessa cosa. Dimentica un oggetto in giro. Dimentica l'ombrello da qualche parte. Dimentica di comprare il pane e torna a casa e si accorge di non avere il pane. Attraverso degli atti mancati fai capire che lei non è più padrona della sua giornata. Istintivamente, senza neanche rendersene conto, apre l'album dei ricordi e la prima cosa che viene fuori è lo zappino. Paf. Tu hai messo il lettore, l'hai portato dove volevi tu, perché l'hai fatto illudere che si trattava di una bella giornata, con una bella prospettiva, eccetera, e un po' per volta l'hai completamente affossato nel sentimento della nostalgia. Poi devi anche evitare che si suicidi, no? In qualche modo. Quindi... no, devi... Se no, quello non ti compra più i libri, no? Esatto. Anche il finale, diciamo, anche un finale non a lieto fine, però, diciamo, lui deve rimanere in vita per poter di nuovo acquistare quello che tu scrivi, se no giusto te lo ammazzi. Capito? Non so se è stato utile sta cosa. Sì. Avete ancora 10 minuti? Facciamo un altro esperimento. Per io sono Antonella Venezia, ho ricevuto 2 risposte. Ma va, 2? Sì. Come mai 2? Però allora, una schifezza, perché volevo, siccome nel mio gruppo non si muoveva nessuno, sì. E io volevo, dicevo, ma perché non scrive nessuno? Sono tutti, insomma, che sono là sempre a scrivere, invece io non ci sto mai, perché per esempio non utilizzo i social, quindi per me è difficilissimo scrivere lì. Tra l'altro sono imbranatissima, non so come si mette il titolo, non so perché mancavano le parole, poi ho dovuto riscrivere il finale, insomma sono un'imbranatissima. Però poi ho ricevuto queste risposte, non ho capito bene. Ma in che gruppo sei? Central Park. E chi è che ti ha commentato il coso lì? Che risposta hai ricevuto? Una risposta terribile, proprio. Però poi il mio gruppo si è messo a scrivere. Ah, dopo questa risposta il tuo gruppo si è messo a scrivere? Si sono spaventati? No, non so se è dopo la mia risposta, però comunque io volevo un po', no? Sì, dov'è? A piedi nudi nel parco? Sì, primo e poi l'altro pure. Antonina Venezia, questo sì. Qua? Sì, sì.
Vediamo cosa dice. E qui ha avuto delle risposte. E da chi sì. Le ha avute le risposte? Che non mi ricordo più, dalle... Guarda. Hey, baby, che ha scritto storia? Di farmi sognare mi era sembrato di sì, avevo detto, questa è la porta ad Arkham, invece ora ti leggo e precipito nell'abisso, baby. Ad Arkham noi sogniamo, immaginiamo, creiamo colpi di scena, spiazzamenti e finali. Ah, ma il Joker. L'informatica annebbia il cervello. Va bene, allora vediamo. Dov'è il tuo racconto? Ah, è questo? Sì. Vabbè, ma io l'ho fatto proprio in 10 minuti, non ho avuto il tempo, era proprio per... Certo, certo, figurati. Allora, sono le 8 del mattino di una bellissima giornata di primavera. Un gruppo di ragazze e ragazzi decide insieme agli insegnanti di fare lezione all'aperto e si dirige al Parco Nord. Dopo aver assaporato tutti gli odori, aperto lo sguardo ai colori, a piedi nudi, a occhi chiusi, camminano sull'erba per immergersi nella natura. Sono seduti in cerchio sotto gli alberi e stanno leggendo L'uomo che piantava gli alberi di Jean Giono, o Giono, non lo so. No. Non conosco questo testo, quando si sente una voce. Questo punto veramente non ci va, comunque, non lo so. Risponde l'insegnante, continua la ragazza. Poi di nuovo dice, perché poi l'hai scritto dopo. Hai sì, compito. Perché non c'era. Sì, quando si sente una voce. Prof, c'è un cartello che dice vietato l'ingresso agli animali. E allora risponde la ragazza, qui manca un pezzetto, no? Però era risponde la ragazza, giusto? Sarà. Sì, sì, risponde la ragazza. E forza. Noi? E finisce. Ah, e no, allora scusa, prendiamolo da qua. Che almeno è completo. No. Non so perché è saltato, non lo so. Non lo so, vediamo. Allora, abbiamo detto che tu sei... No, qui Antonina non... Venezia. Non ci sei più qua. Dove sei? Siamo tutti animali. Forse sì, però non l'ho cambiato, non l'ho messo io questo titolo. Siamo tutti animali. Forse sì, ma senza immaginazione. Che quella lì è la risposta. Questa è la risposta. Esatto, volevo cercare il tuo originale. Dov'è il tuo originale? Ecco questo. Vabbè, comunque finisce così alla fine. Sì. Quando si sente una voce di una ragazza dire prof, c'è un cartello vietato l'ingresso agli animali. E sì, l'insegnante poi... risponde. E allora? Allora la ragazza. Noi non abbiamo... Noi. Quindi, noi? Intendendo noi che siamo, cioè che siamo noi gli animali e quindi siamo andati a rompere l'equilibrio della natura. Certo. Allora, guarda, a parte la conclusione, che va bene, perché diciamo la conclusione si può disquisire sul fatto se siamo o non siamo animali, apparteniamo al regno animale, in che senso, eccetera, eccetera. Però, qual è, diciamo, come, cos'è che ha detto Joker? Fammi volare. Fammi volare. Fammi volare, vediamo. Dunque, fammi volare vuol dire che sono le 8 del mattino, bellissimo, un gruppo di ragazzi dice, allora, sono le 8 del mattino, un gruppo di ragazzi va al Parco Nord, assaporano gli odori, guardano, eccetera, poi sono seduti, si sente una voce che dice qual era il divieto? Vietato l'ingresso agli animali. Vietato l'ingresso agli animali, dice, vabbè, gli animali. Allora, qual è il problema? Il problema qua è questo. Lo scrivo qua di fianco. Non succede niente. Sì, ma infatti lo so, perché poi cioè, l'ho buttato giù così per... È normale, no? Non devi rattristarti. È normale. No, assolutamente. Non succede niente. Va bene. Non succede niente.
devi far succedere qualcosa. Non so che cosa, perché è come dire, mi sono alzato questa mattina, sono uscito di casa, ho preso il giornale e sono andato a lavorare. E qualcuno, non so, mi ha detto qualcosa sul fatto che lavoro. Ha fatto una battuta, per dire. È una cosa così quello che hai scritto. Quindi deve succedere qualcosa. Se non succede niente, non c'è un racconto. Non esiste un racconto. Può esserci, non so, un'informazione, quello che vuoi, no? Però non è una storia. Non c'è una storia. Quindi... Perché forse non l'avevo capito bene come... È molto complicato lavorare sul tuo testo. Allora, è molto complicato lavorare sul tuo testo rimanendo fedeli alla tua conclusione. È complicato perché la tua conclusione... Intanto tu cosa volevi dire? Volevi dire che gli uomini sono degli animali che appartengono al regno animale? Sì, volevo essere ironica, ma non ci sono riuscita. L'ironia. L'ironia sì. È complicata. L'ironia è molto complicata. È una delle cose... Prima viene l'ironia e poi l'autoironia. L'ironia è complicata, l'autoironia è complicatissima. Quindi usa questa scala di vedute. Ma l'ironia è come i sentimenti. E cioè va preparata. Senza preparazione non c'è ironia. A meno che tu non racconti una barzelletta, ma che è un concentrato incredibile, che è insomma, molto complicatissimo. In un racconto deve essere preparata l'ironia. Quindi lei, questa ragazza, ironicamente vuol dire è perché noi non siamo animali. Però intanto attenzione perché c'è un problema. Qual è il problema? Ed è il rapporto studente-insegnante, o comunque diciamo così bambino-adulto, o giovane-adulto. Perché? Perché il giovane potrebbe sentirsi animale nel senso di aver ricevuto dall'adulto l'accusa di esserlo. Quindi le cose diventano complicatissime perché per noi essere animale non è una cosa negativa, ma nella vita comune però il termine animale è utilizzato in modo spregiativo. Non fare l'animale, ti comporti come un animale, puzzi come un animale, guarda quel barbone lì per strada, sembra un animale. Noi non possiamo prescindere da come il lessico viene impiegato nella nostra società. Cioè, non possiamo avere un vocabolario privato. Non esiste. Non esiste vocabolario privato in letteratura. Noi dobbiamo sapere che ogni parola ha un significante, che è un suono, ma il significato non è determinato né da noi né dal vocabolario, ma dall'uso. Dall'uso. C'è niente da fare. E quindi se questo racconto va in mano a qualcuno che considera che essere animale sia un insulto, noi dobbiamo tenere conto, perché rischiamo di offrire un'interpretazione completamente diversa rispetto a quello che vogliamo offrire. Quindi la lezione sul tuo racconto che cosa riguarda? Riguarda le parole. Le parole in un racconto vanno scelte con cura, ma cura non significa latinismo, non significa classicismo, ma significa uso e il fatto che stiano bene in un certo testo. Quindi come vengono usate e se stanno bene in un certo testo. Questo vale per tutti i termini, per tutto il lessico, anche il lessico scientifico. Anche quello bisogna fare attenzione a utilizzare. Quindi, bisogna che nel tuo racconto, da qualche parte, si parli di animali. Per forza, perché non puoi arrivare a parlare di una giornata bellissima di primavera, eccetera, eccetera, e poi butti lì sta cosa sugli animali che potrebbe essere interpretata in un modo equivoco. Quindi tu devi parlare di animali.
devi incontrare degli animali. Bisogna che qualcuno in questo gruppo faccia delle osservazioni sugli animali. Bisogna che gli animali interagiscano con i soggetti che sono presenti nel parco. E che succeda qualcosa. Qualcosa che porti o a una concezione positiva, negativa, o a un dubbio. Chi sono gli animali? È una cosa positiva essere animale o negativa? O il dubbio, non lo so. Ma una di queste tre cose la devi scegliere. E il rapporto che si determina tra i soggetti che sono in quel parco con gli animali deve portare necessariamente a una di queste tre cose. Allora costruisci l'ironia. E la costruisci così. A, B e C. Abbiamo un dubbio e si risolve con l'ipotesi A o B. Siamo per l'ipotesi A e puoi finire nel dubbio che l'ipotesi A sia sbagliata, oppure puoi finire addirittura in B. Cioè l'ironia ti deve spiazzare, ti deve portare a considerare le cose da un altro punto di vista. Pirandello diceva che l'ironia deriva dal sentimento del contrario. Il contrario. Quindi tu devi portare da A a B, da B a C, da C a B, da C a A. E però hai scelto, secondo me, hai scelto la strada più difficile. Perché scrivere un racconto ironico è complicato, perché rischi di finire appunto nel banale, perché si usa un'ironia spicciola. Oppure, se vuoi proprio costruire un racconto, sostenere l'ironia come chiusura, è guarda l'esempio che, non so se c'era il webinar di lunedì. Sì, c'ero, però poi io non ho il tempo di riguardarmi le cose, pensare, quindi lo so. Però ci sono le slide. Sì, lo so, ma non ho avuto il tempo di riguardarmi le cose, infatti adesso non l'avevo capito bene. Sì. Poi invece nell'altro racconto ho ricevuto un'altra risposta. Sì, però basta, cambiamo persona adesso. Va bene. Però ti voglio dire una cosa, non ti devi sentire in colpa se non sei soddisfatta di quello che scrivi. Io non sono mai soddisfatta perché ho sempre le cose che mi hai detto tu, che hai detto poco fa tu, mi sento giudicata, criticata, forse per questo non utilizzo pure i social, quindi non è, cioè, qualsiasi cosa scrivo mi sembra banale, tutte le, cioè, quindi non sono mai sicura di niente, ho sempre paura di sbagliare, quindi. E l'avevo capito, perché la scrittura è rivelatrice, e per questo ti dico che non devi assolutamente sentirti in colpa per quello che scrivi, ma anzi devi essere fiera di quello che scrivi, perché intanto scrivere è molto difficile, molto complicato, a meno che non sia la lista della spesa o spiegare come sta su una trave o come si pianta una tenda, cioè, o come si usa un oggetto, cioè, a parte quello la scrittura è complicatissima per i motivi che ho spiegato prima. Quindi ogni passo avanti sul terreno della scrittura è una conquista. Non è una sconfitta, nel modo più assoluto, è proprio una conquista. Però io ti suggerirei, non so se suggerirti di lavorare su questo o di cambiare strada, perché, dicevo, la strada dell'ironia è un po' complicata. Però d'altra parte è quello che tu senti. Quindi io ti direi, ma senti, facciamo un tentativo, questo è quello che tu senti. Bene, allora andiamo avanti, prova, vediamo cosa viene fuori. Non so, vediamo. No, vediamo. Magari cambio, non lo so, vediamo le altre cose. Vediamo. Poi no, io sinceramente non ho capito bene anche l'altro esercizio sui colori e i sentimenti. Vabbè. Non voglio prendere perché tra l'altro è tardi, grazie. Sì, no, posso darvi ancora 5 minuti, magari se qualcuno ancora vuole. A me sarebbe interessato un tuo parere su quello che ho scritto in A piedi nudi nel parco, in orto botanico. Ok, orto botanico. Qui dove eravamo? Eravamo a Gotham? No, cioè
qui dovevamo, a Central Park. Orto botanico. Va bene, 5 minuti per chiudere con Enrico, giusto? Dico bene? Ah, Nicola Vicini. Ah, Nicola, Nick, sì, sì, scusa. Nick. I chiropteri, ma... Qual era? A piedi nudi nel parco? Sì. Allora, Nick, dove sei, Nick? Nicola Vicini, questo, giusto? Sì. Ok. Il parco è Gaia, la terra, dobbiamo portarle rispetto. Camminiamo con dolcezza, non usciamo dal sentiero, non pensiamo di essere soli, lasciamo impronte positive, rispettiamo le altre specie animali e vegetali. Anche nel fare fotografie rispettiamo le distanze. Non raccogliamo i fiori di montagna, ma li portiamo a casa. Delle buone immagini che... Guarda, io ho già trovato una cosa importante, secondo me. Che è questa. Dobbiamo smettere di pensare di essere nipoti dei nostri nonni, eccetera, eccetera. Allora, tutto questo non è un racconto, ma sono una serie di affermazioni. Tra l'altro anche legittime, condivisibili, eccetera, però non sono un racconto, sono dei principi che noi possiamo enunciare e attorno ai quali possiamo costruire un racconto. Ognuno di questi principi può essere l'inizio di un racconto. Camminiamo con dolcezza. Cioè, si potrebbero scrivere delle cose incredibili su questo, sul modo di camminare delle persone, ma non dal punto di vista, diciamo, di un saggio che spiega come camminano le persone, ma di qualcuno che proprio cammina, qualcuno che cammina, ma pensa a un gruppo di persone che, non so, è un gruppo costituito da diverse persone, ognuno delle quali ha un modo diverso di camminare, e quindi in questo gruppo ne succedono in tutti i colori. Cioè, quello che cammina veloce, se ne frega di tutto, lui è abituato così, va avanti, non guarda, perde il gruppo, perde tutti. Quello che invece cammina troppo lentamente, perché si sofferma a ogni cosa, e non lo può fare, sei in un gruppo, non puoi soffermarti ogni cosa. Quello che cammina con le calzature sbagliate, quindi inciampa, quindi... Non è. Quello che cammina guardando per aria, perché pensa, è lì al parco, la natura, c'è... Cioè, paesaggio incredibile, ma lui pensa alla ragazza o al ragazzo col quale ha un appuntamento, eccetera, eccetera, quindi ne combina di tutti. C'è quello che cammina incazzato, che tira dei calci alle pietre o alle cose, chissà, magari tira un calcio a qualche cosa a cui non deve tirarlo e succede qualcosa. Ora, ma io ti butto lì proprio una sciocchezza, no? Perché in realtà si possono raccontare tante cose. Però immagina la vitalità e la vita che c'è dentro un gruppo di questo genere e tutto quello che può capitare. E alla fine l'esigenza di un ordine che regoli come cacchio si cammina quando si va in montagna. Perché ci sono delle cavolo di regole che bisogna rispettare, però bisogna anche conoscerle. E tu le fai conoscere non perché le enunci, ma perché metti insieme questo gruppo anche simpatico, se vogliamo, no? Di persone che appunto hanno nei loro movimenti che cosa? Hanno qualche cosa di comico, così parliamo anche di un'altra cosa. Hanno qualcosa di comico e quindi attraverso il comico fai. Però camminare, io so che a te piace molto perché ho letto dei tuoi post su questo, ma io ti darei un altro consiglio invece che è questo. Devi rispettare le distanze e fotografare. Siccome la fotografia è quello che a te piace fare, giusto? È giusto. Oddio, questo sembra più una sveglia che una macchina fotografica, che una fotocamera. Comunque, siccome è quello che fai e penso anche da un punto di vista professionale,
Allora io ti do un consiglio che è quello che Stephen King dava ai suoi amici che volevano imparare a scrivere. E diceva questo lui: vuoi scrivere un racconto di fantascienza? Però tu non sei mai stato su Marte, non sei mai viaggiato su un'astronave. Ok, che lavoro fai? L'idraulico. Bene, mettici qualcosa che ha a che fare con l'acqua o con l'idraulica dentro questa astronave. Perché? Perché ti sarà facile poi immaginare tutto il resto. E anche se immagini cose sbagliate, racconti di cose sbagliate, non importa, perché il racconto avrà un nocciolo di verità derivato dal fatto che sparpagliato lì dentro ci saranno degli elementi oggettivi riconoscibili. Io ti direi la stessa cosa. Metti la fotografia dentro il racconto. Allora, torniamo al camminare. Abbiamo scoperto che queste persone camminano per fotografare. Geniale. Tu sei la guida di un gruppo di persone, tutte con le loro fotocamere a forma di sveglia, che partecipano, che ne so, a un concorso, oppure semplicemente è un gruppo che si è messo in testa di poter fotografare e ti ha assunto. No, più bello così, non c'è nessun concorso. Hanno trovato su internet Nick. Nick, che è una guida di montagna, esperto fotografo, e loro che vogliono imparare meglio a fotografare, eccetera, ti hanno scelto. E avete stabilito un contratto, è un lavoro. Tu le accompagni in montagna. E che cosa ti trovi davanti? Ti trovi davanti a una cozzaglia di persone che è assolutamente incapace di manovrare una macchina fotografica mentre cammina in montagna. E quindi il racconto diventa comico, perché tu cerchi in ogni modo di ricondurre questo gruppo all'azione che deve, cioè al suo obiettivo, che è quello di fotografare, no? E allora ritorniamo a quelle scene simpatiche che possono essere state, che ho raccontato prima, no? Per esempio. Quindi io direi che sulla base di quello che leggo di te qua, il tuo genere può essere veramente il comico, che mette insieme il fotografare con il camminare. Provaci. No, volentieri. Perché le conosci benissimo queste due cose, e sicuramente ne avrai anche viste nella tua vita di cose strampalate. Ma l'ho fatto, tra l'altro, dopo che mi sono ammalato, mi sono inventato un'attività professionale che combina la fotografia col camminare, e l'ho chiamata A passo lento fotografia in cammino. Fantastico! Che vedi? È proprio quella roba lì che dicevi tu poi alla fine. Perfetto. Volgila al comico, non al serio. Volgila al comico. Volgila al comico e vedrai che viene fuori una cosa fantastica. Nel fine settimana... Ricordatevi sempre che è più facile far piangere qualcuno che farlo ridere. Eh sì. Perché a far piangere qualcuno faccio in fretta, gli do un pizzicotto e gli faccio male e piange. A farlo ridere è complicato, specialmente se quella persona magari è in uno stato d'animo in cui non è tanto portato a ridere. Pizzicotto per dire, no? In senso letterario, cioè far piangere una persona non è complicato. Far ridere, invece, è più difficile. Quindi è una sfida. Io avevo scritto questa cosa partendo dall'aver letto un po' quello che avevano scritto gli altri e guardando i cartelli di divieto e la parte che riguardava i divieti e il camminare a piedi nudi nel parco. Per cui l'avevo scritto non come un racconto, ma in un'altra forma, come un non divieto, ma con degli input e dei
dei suggerimenti. Questa era un po' l'idea di partenza, per quello che non racconta nulla poi. No, va bene, ma noi stiamo sul pezzo e raccontiamo. Ok, ragazzi. Grazie. Quindi, adesso, l'ultima cosa che vi voglio dire è per onestà, no? Nei vostri confronti. Quindi aprite bene le orecchie perché... Enrico, Pipistrello, mi stai a ascoltare, sì? Sì, sì. Allora, nel momento in cui voi avete partecipato a questo mini webinar, dovete sapere che per ragioni contrattuali, che non dipendono da me, di tipo universale, da questo momento in poi, tutto quello che scrivete, nel momento in cui avrà successo, a me spetta il 15%. È chiaro questo? Non ve lo dimenticate. Siccome siete sulla strada di diventare ricche e famose, anch'io ho il mio tornaconto. Capito? Vale, vale Paganoni. Vale. Per te, dato che sei giovane, è il 30%. Poi dopo... quando... Ah, caspita, allora... È perché i giovani si sanno, molta strada davanti, quindi... Sì. Ma non ho ancora iniziato a scrivere, cioè sto iniziando adesso. Dacci dentro perché io tengo famiglia a mantenere, eh? Dai, su. Ma ho scelto l'ironia, ma mi viene difficile, quindi... Provaci, provaci, provate. No. Provate anche a fare una lista della spesa, non ha nessuna importanza. Naturalmente noi non possiamo commentare 150... racconti per 4 sfide e che equivale a 600 racconti, è impossibile. Se ne commenta qualcuno di qua e di là, poi io non lo faccio, lo faccio solo tramite webinar e quindi vi beccate gli interventi dei personaggi lì, ci saranno degli interventi sparsi, però diciamo di solito questi interventi hanno cioè scelgono delle situazioni universali, ecco, che possono interessare tutti, no? Quello sì. Sì. Va bene, cosa dite? È stato utile questo incontro? Sì? Per me sì. Sì, grazie. Sì, bene. Sì, molto interessante. Sì, anche per me. Allora, buon appetito. Grazie altrettanto. Grazie, buona serata. Buona serata, grazie. Ciao, buona serata a tutti. Buona serata a tutti. Bye bye. Ciao, ciao, ciao.